Risoluzione sulla violenza di genere approvata dal Consiglio regionale, strutturata su più punti. Quali sono quelli più significativi? Sì, oggi si è scritta una bella pagina in Consiglio regionale, siamo state brave perché a partire dalle donne capigruppo, donne consiglieri, siamo riuscite a fare una mozione bipartisan che riguarda le azioni positive che si possono fare sulla violenza di genere. C'è anche un recepimento delle linee guida del governo e quindi dobbiamo fare azioni che siano sperimentali, che riguardano l'implementazione nelle scuole, nel mondo della sanità, nel mondo della polizia, proprio per evidenziare tutte quelle azioni che si possono fare per far sì che la violenza di genere, che poi porta ai femminicidi, che è anche, diciamo, importante rispetto alla questione della violenza economica, perché poi le donne spesso non lasciano i propri mariti per dare a mangiare ai loro figli e quindi devono assolutamente trovare una possibilità anche economica di sostentamento. Quindi sono tante le azioni, a partire anche dall'aiuto alle famiglie che si deve dare, perché poi la famiglia è il primo punto di riferimento dentro al quale poi si perpetua la violenza di genere.